Il Signore Gesù che è passato nel mondo facendo del bene sia con tutti voi. Credo che l'inaugurazione di questa sede ha un valore e un significato molto grande e profondo, perché non esiste il negozio del sangue, ma siamo noi la fonte, e credo che ognuno di noi deve essere interpellato, ognuno di noi deve sentirsi responsabile, ognuno di noi deve compiere questo gesto di solidarietà, questo gesto di amore nei confronti dei nostri fratelli ammalati, nei confronti dei nostri fratelli bisognosi. È un gesto semplice che non costa niente, anzi ci aiuta a stare bene, non soltanto fisicamente, ma ci aiuta a stare bene anche nello spirito, nell'animo, perché come dice Gesù c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E credo che donare gratuitamente sangue è il dono più grande che da cristiani possiamo fare, perché è stato oggi ammessa la seconda lettura, era molto bella, dicendo che la fede senza le opere è morta, è sterile. Ed è vero, se noi non mettiamo in pratica, se non concretizziamo ogni giorno la fede con opere di carità, con opere di solidarietà, soprattutto nei confronti degli ultimi, soprattutto nei confronti degli ammalati, dei sofferenti, la nostra fede risulta vuota, risulta sterile. Anch'io ho avuto la gioia di essere donatore di sangue con l'Ada Sagella, ed era sempre un'esperienza bella, si intrecciavano anche relazioni, nascevano amicizie. E nella scheda, una volta facendo la benedizione per Santa Lucia, l'ho detto, nella nostra scheda personale c'è una piccola poesia scritta da un genese, Rosario Vedda, che dice una verità fondamentale, la scrive in dialetto e dice: non tu te conosci donatore e non tu sa chi tu che fai, come lo Cristo tu dona l'amore, come lo Cristo tu lievi i guai. Ed è vero, credo che chi dona sangue si fa sempre più simile a Cristo. Egli sulla croce ha dato la vita per noi e il suo sangue è stata la nostra salvezza. Allora anche noi, ogni qualvolta andiamo a donare il sangue, doniamo la vita a un fratello. E la cosa più bella è che quel donatore non ci dirà mai personalmente grazie. E credo che questo è il gesto più vero, quello di dare senza ricevere nulla in cambio. E ora rivolgiamoci al Padre con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli, che si offrono per il soccorso dei fratelli. Riempili del tuo Spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Applausi.
abbiamo previsto anche lo scivolo per i disabili, ovviamente deve esserci qualcuno di disabili che durano in alto, che possono durare anche loro. Quindi saranno registrati, ci sarà dato il consenso. Una volta riempito il consenso e hanno il colloquio con il medico nella stanza. C'è una stanza sì, per il medico. Eventualmente qua ci sono i bagni, sia quella con i disabili, arredati tutto quindi con la porta a norma, tutto il resto è un bagno per le donne. Questa è la stanza del medico, dove vengono fatti i colloqui con i donatori. Qua viene presa pure la pressione, le emoglobine prima della donazione, per vedere se sono valori a norma per poter fare la donazione. Da questo caso passo qua. Questa l'abbiamo chiamata sala Emonet perché qua saranno consegnate le sacche e i donatori vanno con le sacche lì dagli infermieri, l'infermiere prende il sangue, viene qua nella sala Emonet a prendere le strisce di carta da incollare, perché ognuno ha il suo codice, ogni sacca c'è il suo codice, e vengono depositati poi qua nel deposito per essere trasportati con il primo libro all'ospedale di Ena. Questa è la sala donazione. Abbiamo quattro postazioni perché i donatori sono numerosi. In una mattinata noi siamo arrivati a fare anche 69 donazioni. Con quattro postazioni ci viene agevole farlo, con meno postazioni avremo difficoltà. Poi sono le poltrone, quindi sono le bilance basculanti dove viene depositata la sacca, e sono le bilance che lanciano l'allarme una volta che la donazione è finita, che misurano, mentre misurano, quando arriva a 400 grammi si blocca in automatico il flusso del sangue. L'importanza degli infermieri è fondamentale, il compito degli infermieri, se non ci fossero, principalmente i donatori che sono l'essenza, la materia prima dell'ARES, ma poi sono fondamentali gli infermieri perché sono loro che poi materialmente, noi possiamo dare informazioni, possiamo dare pubblicità, però poiché effettivamente lavora ed è indispensabile, tant'è che stasera avremo qua a Rino. E per tanto tempo è stato vedendo la nostra colonna portante, Rino Veta, che spesse volte è stato anche da solo, poverino, con quattro postazioni a dover assistere tutti e quattro i donatori, è stata un'opera molto molto meritoria perché magari gli altri infermieri avevamo buttato. Ora con gli infermieri siamo messi molto molto bene, la cosa che mi rende particolarmente felice è che abbiamo parecchi infermieri giovani, appena diplomati che hanno iniziato a lavorare, ora non abbiamo più, ora abbiamo problemi di abbondanza, abbiamo problemi sia come medici sia come infermieri, e ripeto, assieme ai donatori sono veramente l'essenza dell'ARES, se non ci fossero loro noi potremmo predicare, a predicare nel deserto, quindi il fatto che ci sono infermieri è una cosa che mi piace sottolineare, volontari, medici e infermieri volontari che prestano la loro opera professionale per un'opera così importante per l'ospedale, penso che sia una cosa che faccia bene. C'è anche chi ha festeggiato il 18° compleanno donando. Sì, abbiamo fatto a memoria, se non ricordo male, abbiamo organizzato tre feste di 18 anni qua a Rosariale. Uno me lo ricordo benissimo, che è Giancarlo Cucchiaro, è stato il primo a cui abbiamo dedicato la festa. Ma ultimamente si stanno avvicinando parecchi ragazzi di 18, 19, 20 anni, siamo molto fiduciosi. La realizzazione di un sogno come può essere la sede dell'ARES non è tanto per noi, ma stiamo lasciando un qualcosa per il futuro e per il domani che sarà. Grazie. Come si fa a donare il sangue e tutte le procedure che si iniziano dopo la donazione? Allora, la donazione al sangue consiste che innanzitutto bisogna essere in ottima salute. Abbiamo i nostri medici che quando arriva la chiamata per fare la raccolta, prima di tutto controllano il peso corporeo o la pressione sanguigna. Obbligatoriamente ci vuole 110 di pressione e 50 kg come peso corporeo. Poi noi qua in sede facciamo la predonazione, che consiste nel donare solo due prove, un esame di sangue, un prelievo al sangue, per valutare che il donatore è in salute in modo che
comunque può aiutare gli altri. Se tutti i valori sono giusti, dopo un mesetto il donatore può venire a donare. E la donazione prima di tutto si fa il consenso con il medico, dove la cosiddetta anamnesi, dove il medico valuta l'idoneità del donatore. Poi si fa il prelievo vero e proprio nella sala donazione, e 450 grammi, considerando che ognuno di noi possiamo donare fino al 10% del nostro peso corporeo, quindi 450 grammi per uno di 90 kg sono niente, quindi è questo qua. Poi nel giro di 24 ore il sangue si riproduce, non fa male assolutissimamente, anzi molto molto quello che noi abbiamo. Fai del bene, fai del bene, perché ogni volta che si effettua la donazione di conseguenza il donatore riceve anche le analisi, perciò sa sempre di essere in buona salute o meno. Quindi cogliamo l'occasione per fare un appello affinché chi ancora non ha mai donato, chi si vuole prestare alla donazione del sangue, lo può fare benissimo in qualsiasi punto fisso di raccolta sangue, in questo caso all'Avis, perché noi siamo all'Avis di Guaranga, però l'importante è donare il sangue. Di sicuro ci sono anche donatori che non vengono qui nella sede dell'Avis, ma vanno in ospedale. Per motivi di lavoro, magari per altri motivi che non si possono recare, magari per i giorni stabiliti presso la nostra sede, ci sono tanti donatori che vanno anche a Enna oppure a Piazza, e in tal caso basta dirlo che donano per l'associazione di Parafranca e si può fare anche benissimo in ospedale. Scusa, no, noi, io voglio dire che fare parte, si può anche donare il sangue negli ospedali, però donare il sangue per un'associazione, con un'associazione soprattutto, è importante, perché l'associazione controlla il donatore, è un punto di riferimento per il donatore, non è solo la chiamata ogni 3 mesi per gli uomini e 6 mesi per le donne, si va in ospedale e si va a donare, mentre l'associazione è presente sul territorio. Abbiamo i nostri medici che sono sempre disponibili, i nostri infermieri, quindi è importante iscriversi a un'associazione per donare il sangue, poi si può donare o nei centri fissi oppure anche negli ospedali. Siamo qui con il vice sindaco Sandro Tambè e stiamo provando una delle sedie elettriche. Come si chiamano di preciso? Ah. Ergonomiche. Ergonomiche. Ci siamo proprio per i donatori. Sì. Sindaco, le poniamo qualche domanda. Le poniamo qualche domanda nel frattempo che lei è seduto comodamente. Di solito sono i politici che tirano il sangue ai cittadini. E me da solo i tributi e al bilancio sicuramente, insomma, è un argomento per me molto familiare. Perché insomma mi tocca anche riparlare di tributi, anzi ho proposto ultimamente anche di innalzare i tributi per adeguarli a quella che è la spesa corrente di questo ente. Però oggi l'argomento magari non sono i soldi, non sono le tasse, ma è la fortuna di avere una bella realtà associativa qui a Barranca, che è quella dell'Avis. E oggi festeggiamo tutti insieme, la comunità intera sta celebrando un momento di festa, ma anche un momento importante, perché l'Avis arriva all'ennesimo traguardo, a uno dei tanti traguardi che ha raggiunto su questo territorio, un traguardo veramente importante perché ha una sua sede, e quindi questa sede è sicuramente molto più funzionale, per quanto già non lo fosse la precedente sede, a quelle che sono le esigenze dell'Avis e per quelli che sono i compiti che l'Avis si è data sul territorio. Ha una sua sede, ma ha anche una sua storia, perché è da tanto tempo che è presente come realtà associativa a Barafranca e svolge anche delle attività sociali. La grande ricchezza che ha il nostro territorio è quello di avere delle associazioni impegnate. Le associazioni impegnate che rivoluzionano anche la mentalità, hanno un ruolo anche pedagogico, perché indicano una strada alle nuove generazioni, che è quello della donazione, del donarsi per il bene della comunità. E questi sono i principi che noi dovremmo sempre più coltivare e far calare nelle coscienze di tutti i nostri concittadini. E il ruolo che hanno l'associazione è proprio questo, un ruolo estremamente positivo, dovremmo incoraggiarli in tutti i modi possibili e immaginabili. Oggi qui con lei come rappresentante dell'amministrazione c'è anche l'assessore Stella Spagnolo alla sanità e agli affari sociali. Sì, ci dice qualche cosa. È comoda questa sede? Sì, molto comoda. Molto comoda, sì, anch'io sono una vissina da tanti anni. Ricordo gli inizi che furono decisamente in una struttura
non adeguata. Sono felice di vedere la crescita di questa realtà importante per Barrafranca, sia da un punto di vista della sanità, di aiuto concreto alle strutture sanitarie, alle esigenze della gente, e sia anche da un punto di vista strettamente morale, etico. Come diceva il vice sindaco, è importante la funzione educativa della presenza di un'associazione basata proprio sul dono di una cosa intima propria, che è il sangue. Quindi invito tutti a donare senza riserve. Assessore, tanti giovani si stanno prestando a donare il sangue. Questa è una cosa positiva per la comunità e anche per chi la governa, perché il senso di donare è... Il senso della donazione è così elevato per il significato stesso che nutre. Certo, certo. Sia per quella che ha una funzione proprio pratica di vita, sia anche proprio educativa, di crescita della società, nei giovani, di crescita della propria coscienza di uomini e di donne che costruiscono il benessere proprio dei propri concittadini con generosità. Siamo con i responsabili sanitari dell'ARS di Barrafranca, il dottor Pepi Salvatore e il dottore Vellato Salvatore. Quanto è importante il sangue? Capisce che è funzionale, perché il sangue funziona, quindi in ogni caso serve serve. Perché il sangue ce n'è poco, anche se si riesce sempre a coinvolgere tanta gente, ma è sempre poco. Quindi quello che io mi auguro, e soprattutto che la gente capisca, che tanto donare sta bene, donare fa solo bene, fisicamente, ma non solo moralmente, spiritualmente, come ha detto ora il bambino, fa bene anche fisicamente, cioè dire il corpo ne trae beneficio, quindi donare. Dottore Bellinato, oggi nella sede c'è una nuova strumentazione e la professionalità, voi siete disponibili ed è un servizio onorevole che date anche per la cittadinanza. Allora, questa nuova sede è una bella realtà per Barrafranca. Voi dovete sapere che ci sono circa 1000 donazioni l'anno, che non è da poco, è una bellissima realtà ai fini della salute pubblica. Noi siamo contentissimi di aver fatto questa nuova struttura, perché effettivamente il lavoro c'è, lavoro che ovviamente noi facciamo da volontari, perché crediamo nel volontariato. Fondamentalmente noi siamo dei giuratori, giuramento dei popoli, quindi fondamentalmente noi lavoriamo per la tutela della salute e siamo felici di farlo. Comunque il nostro staff, oltre noi due vecchiotti, si compone anche di giovani ragazzi, di giovani medici, che sono altrettanto professionali, lavorano benissimo, assistono benissimo. Praticamente la struttura è una bella realtà per me. Una cosa al collega amico compare Barba, cioè questi giovani colleghi hanno l'animo predisposto a fare quello che fanno, quindi lo fanno con molto cuore e questo ci lusinga molto, perché noi chiaramente prima o poi dobbiamo dare la parola. Però l'esperienza ci vuole. Però ci vuole anche quell'attitudine al volontariato. E devo dire che ci sono dei colleghi giovani che sono veramente eccezionali. Cosa significa? Per me essere socio in questa sede significa essere utile a chi ne ha di bisogno. Quindi donare sangue per me è qualcosa di meraviglioso, perché effettivamente sei utile a chi in quel momento ne ha necessità. Da quanto tempo è che doni e sei stretto amicizia con tante persone? Sì, devo dire che la visita di Barrafranca ti fa sentire a casa. E dono da 5 anni all'incirca. Che cosa significa per te alzarsi? Alzarsi significa avere fatto del bene a qualcuno. Siamo con Rino Gaeta, una figura storica dell'ABS di Barrafranca. Tanti
hanno dato il sangue e lo hanno dato grazie a lui. Rino, è un momento emozionante per te. Di solito sei stato dall'altra parte, perché hai tirato il sangue. Questa volta sei seduto. Puoi dire... E me lo tirano il sangue. E te lo possono anche dire. Da questa parte come ti senti? Perché io vivo ancora, non mi è uscito di mente il lavoro che dovevo fare qua. Non è uscito. Quanto tempo è? Molti anni, 10. E da te sono passate tantissime persone, giovani. Da me sono venuti giovani, vecchi. Tanti sono venuti solo perché c'ero io, perché sono venuti alcuni amici che erano di tutta la vita. Qualche ricordo particolare quando... No, tu mi conosci, io scherzo. Anche nelle cose gravi, sì. Io ci mettevo la mano. E quindi chi donava... Doveva essere noi, si dice, proprio altro, che mi ricordo con gli amici, che lo sapevano, che a un certo punto della donazione venivano meno. Dice, va bene, va, diciamo, per torno, a scoprire, e quando quello si ripigliava. Tanti presidenti hai visto passare. No, io non ho mai voluto fare parte del direttivo, non mi sento burocchio. Io sono un contatto. Sacca a fare parte. Comunque... Un messaggio che vuoi dire a chi dona? Di continuare perché ora ho poco tempo perché con la mia malattia. Leggo che... Notizie contrastanti, ma la maggior parte delle volte sono dirigenti, manco sanno. E io mi arrabbio quando vengo a sapere che c'è qualcuno che è contrario, qualcuno che si incazza, ma alla fine tu ce lo puoi fare. Se lo puoi fare niente, non devi distruggere ciò che io mi posso permettere nel mio piccolo di fare, ossia aiutare gli altri, convincere. È un messaggio che vuoi dire ai tuoi colleghi infermieri? Che c'è a dire? Cosa devo dire? Loro sono bravi. Sono tutti bravi. Io ritengo, anche perché vedi, la mia esperienza di 30 anni, lo scarso, si autoelimina. C'è uno che non sa appena travagliare. Bene una volta, la seconda me. Purtroppo, mi spiace, perché io ero sempre a disposizione, bisogno, chiamo, però... Venire qui in questa sede e vedere nuovi strumenti per lei è un motivo d'orgoglio, perché di solito in tanti anni si è lavorato in situazioni molto particolari e difficili. Mi ricordo i vecchi letti, ci vuole lo sgabellino per salirci, abbiamo migliorato, la sede è fenomenale. È la prima volta che ci entro, da quando è che abbiamo fatto il contratto, vieni, fai un contratto con te. E stasera è stata una bellissima sorpresa. Grazie Rino, sei grande. Grazie a te. Buonasera, siamo con il presidente regionale dell'Avis, Salvo Mandanà, ed è qui nella nuova sede dell'Avis di Barra Franca. Quanto è bello avere una sede propria, un'associazione che qui è nata da tanto tempo. Sì, avere una sede propria significa avere un luogo dove ritrovarsi,
significa anche essere patrimonio della città, significa soprattutto garantire ai propri donatori non soltanto il fatto stesso di essere a capo della casa propria, più delle volte la chiamiamo la casa del donatore, significa anche appropriarsi di un bene che appartiene a tutti, però nello stesso tempo ha una produttività enorme. È brutto definirlo così, però evidentemente andare a casa propria per donare il proprio sangue, per far sì che si dia il proprio contributo a quella che è una società civile, che spesse volte civile non è, significa anche partecipare in modo sussidiario a quelli che sono i principi che ci garantiscono soprattutto benessere, che garantiscono risparmio alla nostra società, che fanno in modo che le carenze di sangue che ci sono attualmente in questa nostra regione e in modo particolare in questo tempo di Sicilia possano attutirsi. Grazie anche ai tanti donatori, ma andremo ancora oltre, preferiremmo che ad essere donatore fossero in tanti. Ha parlato di carenza di sangue, quali sono i mesi in cui urge il sangue? Ma veda, questo è un anno particolare, non si parla più di mesi, ma si parla di un anno particolare. Noi eravamo arrivati quasi all'autosufficienza ematica in Sicilia, eravamo felici proprio perché non dovevamo pressare proprio i nostri donatori. In realtà queste ultime norme sull'accreditamento, ovvero di rendere ogni nostra sede, sia che sia di proprietà che non sia di proprietà, in sicurezza, significa anche garantire dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici, sanitari e organizzativi, che permettono intanto la sicurezza di quello che è il dono del sangue, quindi del donatore e soprattutto del ricevente. È un anno particolare, lei lo ha anticipato, è un anno particolare perché chiaramente non è una carenza soltanto di alcune regioni, la carenza di sangue è in tutta Italia. Il fatto di doversi mettere, così per dire, anche in regola con quelle che sono queste norme, non è costato il sacrificio soprattutto dei dirigenti di Batabanco che hanno dovuto garantire che nella propria sede venissero rispettati tutti quei requisiti, ma soprattutto il tutto l'hanno pagato i donatori di sangue che spesse volte, pur volendo andare a donare, non sono riusciti a farlo. E quindi è un anno particolarissimo dove c'è stata una grande emergenza nei mesi estivi e speriamo di poter recuperare qualcosa nel mese di dicembre, perché riteniamo che settembre, ottobre, novembre ancora dobbiamo mettere dentro tutta una serie di sacchi di sangue che poi servono per la fine dell'anno. Vorrei sempre ricordare, per tanti che non lo sapessero, il sangue perché è importante? È importante per quei tanti bambini talassemici che quotidianamente in strutture trasfusionali hanno la necessità di essere trasfusi e quindi c'è un piano che è propedeutico a quelle che sono le trasfusioni. Noi sappiamo già adesso quanto sangue si consuma a ottobre, quanto sangue si consuma a novembre e quello che verrà consumato a dicembre. Non mettiamo in conto quelli che sono gli interventi chirurgici urgenti, così come non mettiamo in conto quelli che sono gli incidenti stradali, ma in realtà tutto quello che concerne in una pianificazione che noi riteniamo di saperla fare presso la regione siciliana, quest'anno è stata distrutta enormemente da quella che è stata la carenza sangue per questi due motivi che poco fa lo dicevo. L'ARIS ha la nuova sede, quindi lei è qui per dire agli operatori lavorate e lavorate bene. Ma io intanto devo anticipare che per me è un grande motivo d'orgoglio poter vedere che negli ultimi anni e poter dire soprattutto, poter vedere e poter dire che Batafranca c'è, che un gruppo di dirigenti che in modo anche con il grande spirito di abnegazione si è voluto scommettere con se stessi, con la città e ha voluto dare soprattutto quella che è una casa al donatore, credo che sia non un vantaggio soltanto per chi ci amministra, per chi dovrebbe garantire in modo sussidiario che questo venga sostenuto soprattutto dalle istituzioni, ma ciò che hanno fatto i nostri dirigenti, a partire da Pippo La Rosa, a finire tutti gli altri, non sto qui a dire, ma sono un gruppo omogeneo, coeso, compatto, i cui fini sono solo ed esclusivamente nobili perché vanno incontro a quelli che sono i bisogni altrui. E oggi uno dei più importanti bisogni che questa società vive, che questa società affronta quotidianamente, è quello del sangue. Un'ultima domanda. L'ARIS non accoglie soltanto i donatori per raccogliere le sacche di sangue, ma a Barrafranca si lavora anche nel sociale, nelle scuole, promuovendo anche delle sagre. Questo è un nuovo modo di approcciarsi verso la cittadina, verso la realtà sociale. Ma questo i miei amici di Barrafranca lo hanno fortemente anticipato da qualche anno, ma è una visione mia regionale, dove io metto in grande evidenza tutta una serie di linee guida su come muoverci.
non basta l'effimero, non basta fare formazione e informazione e sensibilizzazione al dono del sangue per ciò che concerne le nuove leve che potrebbero venire a donare, non basta neanche il fatto di poter fare proselitismo all'altro spettro d'azione. Oggi è importante lavorare in sinergia, in rete, con quelle che sono le istituzioni, con quelle che le associazioni culturali, le associazioni sportive, le associazioni di volontariato, che anch'esse hanno di bisogno di noi, per la quale noi abbiamo l'obbligo, il dovere, che è un dovere prettamente civico, di poterle aiutare se possiamo aiutarle. Ecco, fare rete, renderci, inserirci in una consulta del volontariato significa oggi soprattutto fare un bene agli altri, soprattutto rendersi utile in un sistema che oggi è carente, è privo di valori e dove le pubbliche amministrazioni non riescono assolutamente ad arrivare. E quando dico Barra Franca c'è, non lo dico perché c'è una sede, ci sono le luci, ci sono le effigie fuori, ma c'è realmente in un tessuto sociale che oggi è carente di valori, ma è ricco invece di proselitismo, è ricco di voglia di fare e non soltanto di dire. Questa voglia di fare ci permette di donare il sangue, di donarlo in modo concreto, ma soprattutto in sicurezza, con quelle che sono le norme che oggi garantiscono la sicurezza dei nostri luoghi. Grazie al Presidente regionale dell'Avis, Salvo Mandarino. Ma io volevo sottolineare anche che grazie a voi che ci siete, che fate comunicazione, che decantate quelle che sono le nostre gesta e che soprattutto mettete in grande evidenza che un'associazione ha anche la necessità di veicolare quello che è il proprio messaggio nelle proprie reti e nelle proprie media, nelle proprie televisioni e radio locali. Grazie. Grazie a voi.